sono dei momenti nel libro dove la mia storia di vita da ragazzo insegna quali sono un po' gli impegni, le sofferenze, la povertà iniziale che solo attraverso una perseveranza e una perspicacia esistenza vale nelle scuole, vale nello studio, vale in ognuno di noi nella vita per crescere. Vissuto con lui per almeno per 30 anni perché c'è un rapporto d'amicizia che ci lega da tanto tempo, sono riuscito a convincerlo a far sì che raccontasse questa sua incredibile esistenza. Ho detto: ma cosa volete, rompermi le scatole di stronzo? Non uso una parolaccia perché... di stronzo, ma cosa volete di stronzo? Mi ha fatto perdere la partita, mi ha detto che era guarito, poi non è guarito. E allora io piantato su un 48 dalla Madonna, e loro, sai, loro feriti nell'orgoglio teutonico loro, perché è un tedesco, quindi prima ti ha stuzzicato, poi quando tu vieni a fare l'allenatore della Juve, come dico l'allenatore della Juve, sì, tu vieni a fare l'allenatore della Juve, però quanto vuoi? Io mi sono alzato, mi sono girato, gli ho detto: senti, metti quello che vuoi. Siamo riusciti a vincere con la volontà, con la tenacia, e negli spogliatoi non c'è stato, non abbiamo avuto neanche la forza di abbracciarci. A testa bassa abbiamo preso, siamo andati tutti in albergo, proprio perché questa tragedia ce l'ha rimasta nel cuore. E quindi insomma ci fece questo colpo dove c'è un long goal vero, perché c'era l'uomo sulla linea e il portiere, e c'è un gol nostro altrettanto vero dove ieri ci fece gol. Però sono tutte esperienze che ti danno il vaccino per essere combattivo e per reagire.